Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Sono iniziate questa settimana le riprese del seguito di Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin-off della saga di Harry Potter, creato da J.K. Rowling. Ancora non c'è un titolo ufficiale, ma al timone c'è ancora David Yates, che ha diretto il primo film. Eddie Redmayne torna a vestire i panni del magizoologo Newt Scamander. Rivedremo Johnny Depp, apparso alla fine del primo episodio, ma soprattutto scopriremo un giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law. Animali Fantastici e Dove Trovarli dovrebbe arrivare nelle sale italiane il 15 novembre 2018. A proposito di ritorni, ora è ufficiale. Top Gun 2 negli Stati Uniti uscirà il 12 luglio 2019. A parte l'immancabile Tom Cruise, ancora non si sa nulla sul resto del cast. La trama, lo ricordiamo, sarà incentrata sull'utilizzo dei droni e sul tramonto degli aerei guidati da esseri umani. Rimanendo in tema di grandi successi, Sony Pictures Television Networks lancia CineSony. Si tratta di un nuovo canale gratuito dedicato al cinema che sarà possibile vedere sul canale 55 del digitale terrestre a partire dal 7 settembre. Il canale proporrà i film del catalogo Sony, ma anche documentari e programmi di approfondimento sul mondo del cinema. E per la pagina dedicata agli appuntamenti vi segnalo che la 70esima edizione del Locarno Festival renderà omaggio al premio Oscar Adrien Brody, che il 4 agosto riceverà il Leopard Club Award 2017. In programma in suo onore la proiezione di Il Pianista e un incontro col pubblico. Il Locarno Festival si terrà dal 2 al 12 agosto. Sempre in tema di riconoscimenti, L'Ora Legale è stato premiato come miglior commedia dell'anno con il CineChuck d'Oro, premio alla commedia ideato dalla rivista Chuck e consegnato a Riccione nell'ambito di Cine Giornate Estive di Cinema. Fra i premiati ci sono anche Leo Gullotta, Best Comedian Maschile proprio per il film di Ficarra e Picone, e Ambra Angiolini, Best Comedian Femminile dell'anno per La Verità vi spiego sull'amore di Max Croci. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!